Buonasera a tutti ragazzi. Allora, in questo video già dal titolo potrete capire qualcosa. Ho visto un video di Luca Mastrangelo. Io lo seguo sempre perché lo considero uno dei migliori youtubers interisti più famosi che ci siano in Italia. C'è stato un video che è, diciamo, molto interessante. Si chiama Sentenza Juve giusto o sbagliata, gravina equilibrista con due capi e due padroni. Video molto interessante, che però c'è stato un punto dove potrei mettere i puntini sulle i. Adesso vi faccio sentire. Anche qui apriamo parentesi, la Juventus è molto facile che il prossimo anno si qualifichi per la Conference League, quindi Dipende da stasera se vince, che magari può andare in Europa League, però. se la tolgono dalle coppe per un anno gli fanno solo un favore, Questo è il punto che poi mo analizzeremo. perché tanto la Conference League non la vuol fare nessuno. Cioè la Conference League o ti chiami Bologna, Sassuolo, Fiorentina, Torino, Monza, allora sì, la vogliono fare, ma Inter, Milan e Juve, se gli dici di fare la Conference League, ti dicono guarda, stiamo bene anche senza. Già l'Europa League, vabbò, è una di quelle coppe che se la devi fare la fai. Dico sempre, la Champions è il paradiso, l'Europa League il purgatorio, la Conference è l'inferno. L'Europa League è una di quelle coppe che se la devi fare la fai, ma anche qui Inter, Milan e Juve, se non giocano al giovedì per fare l'Europa League, non è che piangono, eh. Quindi diciamo che la UEFA. Allora, se tu mi dici, allora, delle squadre che tu hai citato, Napoli, Lazio, Inter, Massimo Milan, diciamo le prime quattro attualmente in classifica, anche per come hanno giocato quest'anno, certo, possono essere un po' meno interessate, che poi più che altro è Napoli fondamentalmente, perché le altre tre squadre non gli dispiacerebbe l'Europa League. Ma comunque se tu mi citi queste quattro squadre, se tu mi citi ad esempio Napoli, Lazio, Inter e Milan, io posso dire in effetti diciamo, la Conference League per loro nel senso è inutile fondamentalmente. Ma diciamo in questo caso la Juventus, ripeto la Juventus per come è messa quest'anno, ma non solo quest'anno ma anche almeno dagli ultimi 2 se non 3 anni, dagli ultimi 2 anni a questa parte qua. E secondo me la Conference League e l'Europa League sta al suo livello, cioè nel senso è appunto adatta per la Juventus, non è che non la può più denigrare per come è messa, perché comunque se abbiamo visto comunque come gioca la Juventus quest'anno, togliendo al di là del fatto dei 10 punti, tutto quanto così, ma per lo schifo di gioco che sta mostrando e per lo schifo d'allenatore che si ritrova, cioè la Conference League e già un po' meno l'Europa League sono proprio le sue dimensioni, quelle della Juventus ormai. Ormai la Juventus è diventata un po' come il Torino, quasi come il Torino, Fiorentina, il Bologna, che appunto potrebbe andare bene, potrebbero lottare per la Conference League, perché per come sta giocando la Juventus, ragazzi, cioè, a parte al di là del risultato. Ma avete visto gli ultimi 2 anni che cosa ha fatto in Champions? A parte che la Juve storicamente è famosa per giocare, per non dare del suo meglio in Europa, in linea generale. Ma avete visto come ha giocato la Juventus in questi ultimi 2 anni? Potrei anche dire molto, molto prima. In questi ultimi 2 anni in Champions League. Soprattutto quest'anno. È uscita neanche si è qualificata agli ottavi. È andata in Europa League dove è andata avanti a schifo e per, diciamo, pura fortuna è arrivata a finale semifinali in Europa League, che però ha perso in maniera penosa, che secondo me nemmeno doveva arrivare ai quarti di finale per quanto ha fatto schifo fondamentalmente. Bisogna, cioè, nel senso, una squadra come la Juventus, per come è messa ora e con l'allenatore che si ritrova, la Champions League è ormai al di sopra delle possibilità. Non è più come una volta che doveva partecipare in Champions la Juventus ogni anno perché è una squadra forte che doveva cercare di arrivare almeno in semifinale, se non alla finale, per vincerla. Ormai la Juventus si è talmente ridimensionata tra giocatori e allenatore che ormai la sua dimensione non è più la Champions, la sua dimensione è tra la Conference e l'Europa League.
Per voi vi sembra una bestemmia perché siete stati abituati per anni a vedere la Juventus in Champions qualificato ogni anno, ma avete visto comunque almeno gli ultimi 2-3 anni che cosa ha fatto in Champions la Juventus? L'avete visto o no, ragazzi? Cioè, siamo seri, ragazzi, siamo seri. Ma veramente pensate che la Juventus, con l'allenatore che si trova e con la rosa, che comunque non è male, ma è veramente da Champions la Juventus? Io vi invito a fare un'analisi di riflessione. Forse Luca Mastrangelo, perché magari è stato abituato a vedere sempre la Juventus qualificata in Champions e tutto quanto, poi lui comunque guarda più, guarda ovviamente solo esclusivamente l'Inter, quindi non con tutto il rispetto nei suoi confronti, ovviamente, perché ripeto, è uno dei migliori YouTuber interisti che ci siano non solo in Italia, ma anche al mondo. Però secondo me ha dato una valutazione, una valutazione troppo sopraelevata nei confronti della Juve. Forse, secondo me, lo dico in maniera obiettiva, Luca Mastrangelo non si è reso conto di come quanto si è ridimensionata la Juventus e che non è più quella Juventus di una volta e non è più quella Juventus da Champions. Ormai è una Juventus da Conference e massimo Europa League, massimo Europa League. Cioè, ormai le squadre da Champions sono il Napoli, la Lazio, l'Inter e il Milan. Ormai sono queste qua. Ma non perché sono le prime quattro in classifica adesso, ma proprio per come hanno giocato quest'anno, proprio per i loro schemi di gioco e anche per la loro rosa. Queste ormai sono le squadre da Champions. La Juve, cioè, è una squadra che dà parte ormai come base dalla Conference fino al massimo all'Europa League, insieme alla Roma. Insieme alla Roma, all'Atalanta e alla Fiorentina, queste qua sono squadre, diciamo, da Europa League o come base Conference League. Ormai sono finiti i tempi in cui la Juventus era, diciamo, era data per scontato arrivare in quarti di finale, se non in semifinale, come base in Champions e poi tentare alla finale. Ormai sono finiti quei tempi e da un bel po' anche, fondamentalmente. Quindi questo è un video è un video di riflessione, più che altro nei confronti magari dei tifosi juventini che sono fissati comunque per la Champions. Ormai, ragazzi, la Juve è talmente lontana da quella di una volta, di qualche anno fa, che comunque, al di là dell'allenatore che ha fatto sempre schifo, ha comunque avuto un parco di giocatori che gli consentiva comunque di vincere per forza, per vincere in automatico il campionato e di avere una media di quarti di finale di Champions. Ormai è una Juventus che neanche riesce più ad arrivare prima in classifica, boh, togliendo i 10 punti, ma anche se non gli avessero tolto i punti, penalizzazione, eccetera, sarebbe comunque arrivata seconda in classifica. Ma per come ha giocato quest'anno, per come ha giocato quest'anno, ha fatto talmente schifo che in Champions non ha superato nemmeno le qualificazioni per gli ottavi, cioè è stata eliminata alle eliminatorie direttamente. Quindi, nel senso, è una squadra che, ok, poteva pure arrivare prima in campionato, ma in Europa è una squadra ormai da Conference e Europa League, non è più da Champions. Quindi, secondo me, la Juventus dovrebbe ormai concentrarsi più su queste coppe secondarie. Quello che dice Luca, no? Che l'Europa League è il purgatorio e la Conference League è un inferno. È un discorso che lo puoi fare con un Napoli, ma non con la Juventus. La Juventus ormai l'Europa League è il paradiso e la Conference League è tra il paradiso e il sottoparadiso, neanche il purgatorio, perché se riesci a fare qualcosa in Europa League è già grasso che cola, e se riesci a vincere la Conference League, diciamo, è già non tanto, è tantissimo ormai. Cioè, non è più quella cosa che tu, ma che è l'Europa League, la Conference League, ma la Champions è la base, per non parlare della Superlega. Ma scusate un attimo, togliendo mo il fatto di quello che ha detto Luca, no? Che forse la Juve rinuncia alla Superlega per non avere problemi in campionato, tutto quanto così. Ma anche se la Juve dall'oggi al domani prende e passa la Superlega, no? Tutto quanto. Ma per come è fatta questa squadra, no? Allo stato attuale, ma che cosa combinerebbe alla Superlega? Non combinerebbe nulla. Qualche soldino in più, perché poi tu entri in una Superlega dove per avere più soldi devi comunque vincere e andare avanti comunque. Non è che ti devi fermare così, cioè non è che tu basta, sì, entri, c'è un'entrata di base, ma poi devi vincere e andare avanti. E una squadra come la Juventus come potrebbe vincere
in una Superlega. Ma dove vai in una Superlega? Una Juventus con un allenatore che conosciamo bene e cioè, al tempo stesso circondata da super squadroni. Cioè, non riuscirebbe nemmeno a mettere naso che la butterebbero subito fuori. Quindi, nel senso, altro che Superlega, secondo me. Soprattutto voi tifosi juventini vi dovreste un po' ridimensionare al momento, io dico al momento, non dico a vita, al momento e guardare un pochino più in basso, come ad esempio Conference League ed Europa League. È quello che dovreste fare secondo me allo stato attuale. Quando caccerete via questo allenatore che poi dopo ci ho avuto alcune notizie io appunto sul destino di Allegri secondo alcune mie fonti attendibili personali, quindi ci sarà molto. Ho delle notizie importanti circa sul futuro di Allegri. Ma comunque, in questo video dico questo: quando verrà cacciato via Allegri, allora si potrà magari incominciare a pensare a guardare la Juventus magari un po' più in alto. Ma finché ci sarà questo allenatore, Conference League, massimo Europa League. E se arrivate tra il quinto e il settimo posto, è grasso che cola. Questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, mando un grandissimo abbraccio e saluto a Luca Mastrangelo, iscrivetevi al canale, ciao a tutti ragazzi!